Allora, abbiamo visto prima dunque un modellino e abbiamo fatto la sculpture di map, però adesso il nostro obiettivo è quello di metterci delle texture sopra, testurizzarlo. Ci sono un'infinità di modi in Blender per farlo e noi cerchiamo adesso di vederne uno. Dunque, uno di questi modi può essere il seguente, cioè quello di fare la UV map di questo oggetto. Allora, di questo oggetto la UV map, concetto tipico Blender, è un po' un meccanismo che si dice di taglio. Ecco perché anche in Blender si parla di taglia e cuci, perché bisogna tagliare questo coso in modo tale da avere delle rappresentazioni di ogni faccia, perché l'obiettivo è quello di un po' che se dovessimo metterci della stoffa sopra dovremmo cercare di avere, di mettere tutta questa cosa qua su un piano, quindi cioè, immaginate di avvolgerla in una stoffa e poi ritagliamo la stoffa in modo tale che poi venga poi messa sul, su un piano. Allora questa operazione di unwrap si chiama appunto unwrap in Blender, richiede che noi diamo delle idee a Blender su come tagliamo la stoffa. Quindi allora la cosa più semplice è quella di tagliare lungo delle linee, e quindi noi taglieremo, io direi, lungo i quattro assi che ha il nostro modellino. Quindi cosa facciamo? Proviamo a selezionare, quindi siamo in edit mode, premendo Alt e il tastino destro del mouse, vedete che lui ci fa automaticamente, ci taglia tutta il parallelo, cioè partendo da sopra sotto. Quindi noi tagliamo questo pezzo, vedete che è abbastanza semplice il taglio. Poi vogliamo aggiungere un altro taglio lungo quest'altra diagonale. Per aggiungere basta premere Shift, anche premiamo ancora Alt e poi premiamo su questo, e quindi abbiamo la selezione di un altro pezzo. Ripetiamo sempre Alt, Shift eccetera su quest'altra direzione, e poi l'ultimo pezzo, questo qua, Shift Alt è questo, e quindi noi abbiamo tagliato il pezzo lungo le sue quattro facce, diciamo, su quelle che vogliamo testurizzare, quindi sopra e sotto. Volendo si potrebbe anche testurizzare solo le parti davanti e la parte di sotto, quindi ad esempio adesso qui in effetti potrebbe venire più comodo non tagliare in questo modo, togliere, diciamo, deselezionare, quindi deselezioniamo queste parti qua, quindi prendendo premuto Shift togliamo i pezzi che è il taglio questo, e però aggiungiamo il taglio lungo tutta la parte bassa, quindi tagliamo qua e poi ancora qua e qua. Quindi in pratica, facendo così, avremo tagliato il modello in 5 parti diverse, quindi la parte di sotto e le quattro facce. Quando si fanno questi tagli, al momento è solo una selezione, bisogna dirglielo a Blender che stiamo tagliando, cioè che questi sono proprio un taglio, è un taglio che ci servirà per l'unwrap. Questo lo si ottiene andando sugli edges e dicendo Mark Sim Ctrl E. Per semplicità si può fare Ctrl E e si può fare il Mark Sim, cioè il marca il taglio. Vedete che a questo punto tutte le zone tagliate sono diventate arancione. Ecco, questa cosa è molto importante, perché a questo punto vuol dire che su questo oggetto varranno queste linee di taglio. Varranno queste linee di taglio, però attenzione che abbiamo qualcosina in più, che era, cioè, c'aveva già un taglio su originale che va tolto. Quindi semplicemente allora a questo punto riselezioniamo solo le parti che ci danno fastidio, anzi facciamo Shift Alt questo, poi ci seleziona Shift Alt, no anzi Alt è questo, vedete che ha selezionato questa riga che avevamo visto che era di troppo, era un taglio arancio di troppo,
andiamo nel mesh edges clear sim. Allora, clear sim vuol dire che quella, ecco, vedete che adesso non fa più parte della linea di taglio. Questa linea di taglio qua, se ce l'avevate anche voi, può creare dei problemi. Allora, una volta che abbiamo tagliato tutto così, incrociamo le dita e proviamo a generare una UV map di questo taglio. Allora, generare l'UV map di questo taglio, bisogna semplicemente allora, l'operazione UV unwrap. Però attenzione, UV unwrap può funzionare solo se abbiamo selezionato tutto, altrimenti lui ci unwrapperebbe nulla o soltanto le cose che vogliamo unwrappare. Ma noi tipicamente nelle nostre esercitazioni faremo su tutto. Quindi cosa facciamo? Selezioniamo tutto, ok? E poi facciamo adesso un unwrap, UV unwrap. Fatto così. Ecco, vedete che quello che è successo è che lui ha preso la base, che era il taglio di sotto, e poi ha preso le quattro zone che abbiamo visto e le ha messe tutte in... le ha trasformate praticamente in una sorta di rappresentazione che lui chiama UV map. Questa rappresentazione UV map, vedete, queste qui, l'importante è che siano più o meno tutte con la stessa struttura, perché su queste noi adesso dovremo andare a lavorarci con GIMP. Come andiamo a lavorarci con GIMP? Dobbiamo fondamentalmente prendere da questo menu, abbiamo uno script di JAS che ci viene aiuto, che ci fa Save UV Face Layout. Allora, Save UV Face Layout, facciamo script UV Face Layout e salviamo, praticamente ci salva tutto questo schema, che ci sarà utilissimo. Quindi noi salviamo queste cose sotto, ci sarà Zar Documents, e qui mettiamo UV Layout e ci salverà un'immagine in TGA che ci servirà fra poco quando andremo con GIMP a lavorarci sopra.